Chiedo quindi a Rossanna Percacciante di Cyanogen SRL di presentare il proprio progetto. Grazie. Cyanogen è un'azienda di Bologna che sviluppa reagenti per il life science e per la ricerca. Il progetto che abbiamo presentato era basato sullo sviluppo di un nuovo kit per l'estrazione dell'RNA virale da utilizzare nella procedura diagnostica del Covid-19. L'idea di questo progetto è venuta in seguito alla forte carenza che si è manifestata a inizio emergenza, in quanto in seguito alla forte domanda di reagenti da utilizzare per la processazione dei tamponi, ci si è venuti a trovare di fronte a una forte carenza di questi reagenti. La diagnosi del Covid-19 avviene attraverso processazione di tamponi nasofaringei. La processazione di questi tamponi avviene attraverso i due step. Il primo è l'isolamento dell'RNA da parte del campione biologico e dopo la reazione di amplificazione tramite PCR. Lo scopo del progetto è stato quindi lo sviluppo di un kit per l'estrazione dell'RNA virale per la diagnosi molecolare e l'obiettivo era proprio quello di riuscire a sviluppare un prodotto che potesse essere prodotto in modo da coprire il fabbisogno regionale dell'Emilia-Romagna e auspicabilmente anche quello nazionale. Sul mercato sono presenti vari kit per l'estrazione dell'RNA virale. Questi kit, alcuni per esempio, sono molto vecchi, si basano sull'estrazione fenolo-cloroformio. La maggior parte si basa invece sulla capacità della silice di legare l'RNA in particolari condizioni. Il kit sviluppato da Cyanogen è basato sulla tecnologia delle biglie magnetiche. Queste biglie magnetiche sono ricoperte di silice in modo da riuscire a legare in particolari condizioni di buffer o di piatta, riuscire a legare gli acidi nucleici. In poche parole, il campione viene prima lisato con un buffer, in seguito vengono aggiunte le biglie magnetiche che riescono a legare l'RNA, in questo caso l'RNA virale. Seguono poi dei lavaggi per rimuovere tutto il resto presente nel campione biologico e infine il rilascio attraverso un buffer di eluzione per avere l'RNA isolato e pulito da utilizzare nella successiva reazione di amplificazione per la diagnosi del Covid. Il vantaggio di questo reagente è che può essere automatizzato su robot presenti nei laboratori e quindi può permettere un elevato numero di analisi giornaliere. Inoltre il protocollo è molto veloce, ci vogliono più o meno 30 minuti e sui robot quelli più performanti si riescono a fare 96 campioni in mezz'ora. Inoltre si eliminano dei reagenti tossici, come potevano essere per esempio il cloroformio, il fenolo nelle vecchie procedure, o anche il beta-mercaptoetanolo in molti dei kit concorrenti. Inoltre il prodotto può essere spedito e conservato a temperatura ambiente e questo rappresenta un grande vantaggio rispetto a quei reagenti che necessitano di condizioni refrigerate. La commercializzazione del kit sul territorio permette un'indipendenza del sistema sanitario nell'approvvigionamento dei reagenti, in quanto si riuscirebbe ad essere indipendenti da tutti quegli altri reagenti fatti dai concorrenti che stranieri e che nella scorsa primavera hanno chiuso l'esportazione dei propri kit. La timeline del progetto era stimata in 5 mesi, divisa in 5 fasi che partivano. Queste 5 fasi erano la progettazione, lo sviluppo del kit, la validazione interna presso l'Università di Bologna, uno sviluppo di una scala progressivamente aumentata e inoltre la validazione diagnostica Covid-19 da parte dell'unità operativa di Pieve Cristina. La timeline è stata rispettata. Il progetto è partito il 23 aprile, quindi subito dopo la presentazione del progetto, ed è stato chiuso il 30 settembre scorso. Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi descritti nel progetto. In seguito alla chiusura del progetto si è passata all'industrializzazione. Il prodotto adesso è presente sul mercato col nome Stabilis Viral DNA RNA Extraction Kit.
Il prodotto è stato anche certificato CEGD 2 settimane fa, qui c'è una piccola foto del prodotto. In questo momento sarebbero molto utili per la distribuzione dei canali di pubblicizzazione regionali e locali. Per quanto riguarda il team di progetto, era costituito da 6 risorse dello staff di ricerca e sviluppo di Challenge, incluso le di manager che sono io. Lo staff è un staff molto compatto e affiatato. Sì, è finito. Molto compatto e affiatato, in quanto lavoriamo insieme da più di 10 anni. Ci sono 5 chimici e un biotecnologo, 3 dei quali con PhD. C'è molta esperienza in campo interdisciplinare, grazie al portfolio di prodotti dell'azienda, in quanto si lavora nella life science, e alla partecipazione a progetti europei e nazionali. Al team ha partecipato anche l'Università di Bologna come contributo nella parte di sviluppo e progettazione prototipo. C'è stata anche la collaborazione con l'unità operativa di microbiologia dell'ASL di Romagna, guidata dal professor Sambri, e a fine progetto hanno partecipato anche i dipartimenti di produzione e commerciale dell'azienda per la messa in commercio del prodotto. Grazie. Grazie a lei. Chiedo ai nostri esperti se hanno quesiti, commenti. Sì, io avevo un commento, sono Moro, mi pare un progetto molto interessante perché risponde a un bisogno che è stato importante nella prima fase della pandemia, ma è ancora oggi un problema, per cui effettivamente risponde a un problema concreto e risponde in maniera con soluzioni che abbreviano i tempi, che rendono possibile utilizzare anche il laboratorio e quindi avere grandi volumi, per cui ottimo. Avrei piacere di avere qualche elemento di più sulla validazione del test che è stata menzionata, che ha visto protagonista anche il laboratorio di Piave Sistina. Sì, grazie. Allora, la prima parte della validazione è stata fatta dal professor Sambri di Sistina, sono stati analizzati 100 negativi e 60 positivi e si è vista una concordanza del 100%. Praticamente il laboratorio ha analizzato dei tamponi processati col metodo standard, dei campioni biologici processati col metodo standard, quindi 60, non ricordo se erano 60, ma mi sembra una cosa del genere, 60 positivi e 100 negativi, e gli stessi sono stati analizzati poi col nostro kit e si è osservata una concordanza del 100%. Tutti i positivi sono risultati positivi col nostro kit e tutti i negativi sono risultati negativi. Dopo questa fase di validazione a chiusura progetto, noi abbiamo continuato con le validazioni da parte di altri centri per l'utilizzo combinato su vari strumenti. Tutti questi dati sono riportati nelle nostre istruzioni per l'uso e sono stati utili per la presentazione dell'autocertificazione per l'UD. Grazie. Benissimo, grazie per la domanda e i chiarimenti. Passiamo a Matteo Raimondi, VST SRL. Grazie. Scusa, bisogna che togli la condivisione. Sì, l'ho levata. Scusate, solo una domanda. Grazie. Abbiamo finito le domande, possiamo farne? C'è la mano, teniamo giù la mano. Dite voi cosa volete che facciamo. Professor Sobrero, se ha una domanda per Rossana Percacante la può fare, certo, sì. Scusi, non mi ero accorta dalla mano, chiedo scusa. Due rapidissime, non ho capito se questo è un plug and play, cioè va nei laboratori di diagnosi senza che questi si debbano adattare, ok? Sì. E la seconda cosa è sotto il profilo della commercializzazione, al di là della parte di validazione che anche la dottoressa Moro oggi adesso ha appena richiamato, quali altri elementi rilevanti ci sono perché questo avvenga in tempi rapidi e possa accadere? Il prodotto è già sul mercato. Il prodotto è sul mercato da qualche settimana e 2 settimane fa abbiamo avuto l'IVD. Comunque, se qualcuno è interessato può direttamente rivolgersi alla nostra azienda e ai nostri distributori. Noi abbiamo già vari contatti con vari dipartimenti che sono interessati, che l'hanno voluto testare e speriamo di cominciare a fornirlo il più presto
ai dipartimenti. Comunque il prodotto è già in vendita, è già disponibile. Matteo Raimondi, VST SRL. VST SRL è una startup innovativa, spin-off dell'Università di Modena e di Reggio Emilia, che dopo tantissimi anni di ricerca e di sviluppo all'interno del Dipartimento dei Biomedici ha ideato VST-Fi, un software, un algoritmo matematico per poter monitorare lo stato di salute delle persone attraverso la misurazione dei 5 parametri vitali e un ECG monotraccia. Lo fa in una maniera unica e davvero innovativa e in tempi davvero rapidi, in soli 90 secondi e col solo appoggio delle mani, quindi è una tecnologia per la persona non invadente e non invasiva. Ha ideato e brevettato questo software, dal 20 giugno 2020 questo software è stato certificato medical device in classe 2A, abbiamo creato una piattaforma dove GDPR compliance, dove i risultati dei test arrivano, una piattaforma che può essere condivisa con il proprio sanitario di fiducia, col proprio medico, con l'ospedale. E noi questo progetto che ci è stato finanziato, a cosa ci serve? Per portare all'azione come medical device il dispositivo. Ovviamente un software solo lui non può fare nulla, serve un dispositivo. Il dispositivo da noi pensato e creato è il Butterfly. E ad ora è un prototipo che è in sperimentazione in alcuni luoghi, in alcune situazioni, ma lo dobbiamo creare, diciamo, il modello successivo, l'1.2, e portarlo a certificazione come medical device. Adesso vi prendo 1 minuto e 30 e vi faccio vedere questo video. Però ci manca l'audio. Sì, ma non si sente. Non si sente l'audio, riuscite? Non si sente? No, l'audio no. Come non si sente? C'è le cuffie? Può essere che l'audio però non possa sentire. Ha le cuffie? Può essere che non l'audio non si sente. Ha le cuffie? Adesso sentite? Ma può servire in questi casi come l'isolamento domiciliare delle residenze per anziani, dove sia opportuno ridurre al minimo i contatti e la possibilità di avere 5 parametri con un unico strumento anziché utilizzare l'apparecchio della pressione, il cardiopotenziometro, il saturimetro. Abbiamo visto che nel paziente fragile esiste un impatto anche psicologico. Dai primi prototipi del 2016 ora si punta a creare un dispositivo miniaturizzato, mentre sta per partire uno studio europeo su pazienti italiani, austriaci e danesi. Grazie a Serena Biondini. Ecco, mi dispiace se l'audio non si è sentito perfettamente. Il nostro mercato, della nostra tecnologia e del nostro prodotto è il più disparato possibile. Ovunque ci sia interesse per il proprio o altrui stato di salute, pensiamo che la nostra tecnologia può essere applicata, quindi nelle aziende, all'interno di farmacie, in strutture per anziani, in ospedali e nel mondo sportivo. Un ultimo esempio possono essere le USCA, che conosciamo tutti molto bene. Un solo dispositivo, invece che più dispositivi, risultati digitalizzati e direttamente condivisibili e visionabili dal medico. Quindi questo crea sicuramente un isolamento importante tra medico e paziente, che sappiamo che è fonte di molti contagi.
cosa serve a noi? Siamo una startup universitaria, quindi cerchiamo sicuramente partner industriali e investitori che possano aiutarci nel portare sul mercato in modo importante e massivo la nostra tecnologia. La timeline per noi sarà sicuramente rispettata, nel senso che a marzo andremo alla certificazione CE medicale 2A del nostro dispositivo, quindi saremo pronti dopo assolutamente per il mercato. Abbiamo diverse sperimentazioni in atto all'interno di aziende e di farmacie e anche all'Università Umberto I e con il professor Fedele. Il team è un team molto affiatato di 8 persone che collaborano e lavorano insieme ormai da tantissimi anni, sono le competenze di più alto livello sia come bioingegneria come software, medica, eccetera. Fine. Bene, grazie. Chiedo ai nostri esperti se vogliono intervenire. Il professor Sobrero, la vedo con la mano alzata, prego. Rapido come l'altra volta, volevo sapere se avete previsto un'integrazione dell'interfaccia con software sia in ambiente iOS sia in ambiente Android associato alle varie app di monitoraggio della salute dei pazienti e se avete anche coinvolto qualche designer per il look and feel dell'oggetto che avete sviluppato. Allora, sicuramente la possibilità di andare su piattaforme o app mobili come iOS o Android è sicuramente nelle nostre intenzioni, è nella famosa lista della spesa. Sicuramente sappiamo che sarebbe un dato molto più fruibile e è sicuramente nelle cose che vogliamo fare, che avremo da fare. Fatto salvo di trovare appunto partner o investitori che ci aiutano, perché ad oggi, come ogni startup universitaria, ce ne stiamo mettendo tanti dei nostri. E per ora no, il design non abbiamo ad ora contattato nessuno, quello è un prototipo. Volendo noi mettere la nostra tecnologia si basa sull'appoggio delle mani, abbiamo un attimo ripreso le console gioco della Nintendo o della PlayStation che hanno un modo molto intuitivo e semplice di far capire alle persone come appoggiare le mani, però la risposta ad ora no, abbiamo provato a fare tutto noi insomma. Sicuramente alcune cose non sono riuscite bene come altre, ecco, quello sicuramente sì. Grazie. Dottoressa Moro, anche lei ha un quesito? Sì, anche io avevo un quesito. Il primo era quello già fatto il professor Sobrero e quindi sono contenta. Il secondo invece era, visto che avete detto che l'avete utilizzato in tanti ambiti diversi, per cui sia nei privati cittadini che ambiti sempre più difficili, quali le strutture residenziali per anziani, passando per le farmacie. Mi chiedevo se da questi primi test, esperimenti che state facendo di possibile utilizzo di questo strumento in ambiti così diversi, emergono alcuni elementi di cautela eventualmente sulla sua utilizzabilità in ambiti quali le strutture residenziali per anziani, oppure non avete elementi di questo tipo? No, allora noi per ora dove siamo partiti con queste, chiamiamole, sperimentazioni e test, è stato tutto visto di buon grado. Nell'ambito delle farmacie, per la farmacia di poter fare un test innovativo e tecnologicamente avanzato e soprattutto completo, perché ricordo che questi 5 parametri più l'ECG sono contemporanei, quindi in 90 secondi la contemporaneità di questi 5 parametri più un ECG monotraccia subito fruibili da parte della persona, ma subito fruibili da parte del medico. Quindi è stato visto di buon grado come un check-up completo e scientificamente attendibile, perché ripeto, il software è certificato medical device in classe 2A, e anche un guadagno ed un risparmio di tempo. E stessa cosa, partiremo a breve, speriamo, sempre se troviamo uno sponsor con delle strutture per anziani del Comune di Modena,
dove hanno visto appunto nel distanziamento medico-paziente la importante innovazione, oltre al check-up molto, molto completo, perché 5 parametri con un ECG solamente una terapia intensiva alla contemporaneità di questi dati, nemmeno un pronto soccorso. E soprattutto in una maniera non invasiva e molto semplice, l'appoggio delle mani, quindi non c'è niente che ci invade il nostro corpo e non ci vogliono professionalità particolari, tutti noi riusciamo a tenere in mano un dispositivo per 90 secondi. Passiamo ad Aferetica SRL con Francesca Sola, grazie. Faccio parte di questa bellissima realtà del biomedicale di Mirandola, Modena e Bologna. Attualmente noi adesso siamo a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. E questa mattina vi presento il nostro progetto, che comunque rientra all'interno dell'ambito di tutti questi progetti finalizzati al contrasto della pandemia da Covid-19. Il progetto si chiama Psyco-19 per l'applicazione, diciamo, di questa proteina, Pancreatic Stone Protein, nei pazienti Covid-19 come marcatore di diagnosi precoce di sovrainfezioni batteriche nei pazienti più complessi. Quindi capite che il contesto in cui siamo, il problema principale risulta essere comunque che nei pazienti più complessi con affetti da Covid-19, oltre alla condizione clinica appunto complessa, ci può essere anche le sovrainfezioni batteriche, che comunque possono contribuire al quadro clinico complessivo, e questo può portare comunque allo sviluppo di condizioni settiche e spesso alla morte. Quindi con questo progetto noi vorremmo fornire uno strumento concreto che possa dare una mano alla comunità medico-scientifica ad individuare in maniera precoce le complicazioni da sovrainfezioni batteriche, che comunque possono essere pericolose per la vita e quindi possono contribuire a portare, diciamo, a morte del paziente. Quindi la identificazione precoce di queste sovrainfezioni può essere effettuata da questo strumento, che si chiama Abioscope, e non è altro che un sistema point of care che può essere quindi utilizzato direttamente al letto del paziente e che in soli 5 minuti ci riesce a dare una determinazione proprio in quantità, quindi un valore quantitativo di questo marcatore, che si chiama Pancreatic Stone Protein, come vi dicevo, ed è una proteina che è secreta dal pancreas, e è stato visto che potenzialmente si può attivare, diciamo, nelle fasi più critiche di questi pazienti, e che riesce in un qualche modo ad identificare in maniera molto precoce le sovrainfezioni batteriche. Quindi in questo senso riesce a dare proprio un aiuto ai clinici per ottimizzare la terapia medica e ridurre quindi il conseguente rischio di morte. Generalmente ad oggi i biomarcatori in generale che ci danno informazioni sulle sovrainfezioni batteriche, sullo stato settico dei pazienti, sono biomarcatori che vengono analizzati in laboratori con metodiche classiche, e i risultati sono spesso disponibili dopo molte ore. Ad oggi quindi è possibile sfruttare questo strumento, che è appunto un diagnostico point of care che possiamo proprio porre al letto del paziente in terapia intensiva, che con una gocciolina di sangue, quindi mini invasivo, anzi invasivo per nulla per il paziente, in 5 minuti ci dà un risultato quantitativo di questo marcatore, quindi Pancreatic Stone Protein. Inoltre la tecnologia risulta essere costituita, questa è la capsulina, vedete sotto, che viene inserita nel sistema in cui viene posta la gocciolina di sangue. Uno di questi 14 sensori oggi occupato da Pancreatic Stone Protein, ma può essere potenzialmente completata con altri 13 biomarcatori per diciamo completare la caratterizzazione dello stato infiammatorio del paziente. Quindi questo anche in ottica di un futuro potrà essere utile alla comunità medico-scientifica per avere uno strumento tempestivo e precoce per dare proprio un'informazione in generale sullo stato infiammatorio del paziente. Inizialmente appunto quindi c'è stata la proposta di utilizzare Abioscope nei pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva per verificare la correlazione tra l'andamento di Pancreatic Stone Protein e lo sviluppo di queste sovrainfezioni batteriche. Tra maggio e agosto 2020 abbiamo avuto comunque un rallentamento del progetto, in quanto comunque, come ben sapete, il numero di pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva si è ridotta, e
Tuttavia abbiamo valutato PSP comunque su pazienti non Covid ma altrettanto infiammati, quindi con un quadro clinico simile, diciamo, dal punto di vista infiammatorio. Da settembre ad oggi abbiamo ripreso, purtroppo, la valutazione di PSP nei pazienti Covid più complessi ricoverati in terapia intensiva proprio in maniera importante. Ed ecco, Abioscope anche in un futuro, al di là del paziente Covid-19 e dell'identificazione della sovrainfezione, potrebbe essere uno strumento di aiuto anche per i pazienti non Covid altrettanto infiammati, quindi con un quadro infiammatorio importante. E per sviluppare, diciamo, al meglio questa tecnologia, comunque ci siamo affidati a numerosi partner scientifici per comunque analizzare i dati che stiamo raccogliendo, capire dal punto di vista statistico come stanno andando e eventualmente anche implementare altri biomarcatori per appunto completare lo stato, caratterizzare nel totale lo stato infiammatorio di questi pazienti. E come team di progetto Aferetica è una piccola medio impresa innovativa del distretto biomedicale che si dedica allo sviluppo e alla realizzazione di sistemi di aferesi terapeutica e di purificazione del sangue e del plasma. E all'interno del progetto di cui vi ho parlato questa mattina siamo prevalentemente tre dello staff di Aferetica che seguiamo proprio direttamente il progetto, ma comunque ci avvaliamo anche di numerosi partner scientifici, tra cui l'Università di Bologna, il Tecnopolo di Mirandola e i nostri partner svizzeri che comunque hanno sviluppato la tecnologia, quindi Abionic. Ecco, io ho concluso e spero di essere stata nei tempi. Grazie, sì, perfetto. Chiedo ai nostri esperti. Dottoressa Moro, prego. Grazie, anche questo è un progetto molto interessante. La domanda era, visto che ci interessa molto capire se è effettivamente applicabile ai pazienti con Covid, anche perché mi sembra di aver visto che elementi positivi da questo punto di vista escono da studi fatti all'estero, nell'utilizzarlo per diciamo, classificare la gravità del paziente e il rischio di andare incontro al sistema organ failure, mi chiedevo quando pensate che i risultati di questa validazione su pazienti Covid saranno disponibili, perché questo è uno strumento che effettivamente potrebbe essere utile a classificare correttamente pazienti con questa patologia e intercettare la progressione. Quindi sarebbe importante sapere quando sarete nella condizione di... Certo, allora noi abbiamo già iniziato a testare la proteina su questi pazienti Covid e ovviamente la valutazione della proteina viene fatta il più precocemente possibile, quindi presumibilmente all'ingresso in terapia intensiva si comincia a monitorare il paziente quotidianamente per comunque valutare quella che è l'eventuale progressione di una sovrainfezione batterica che si aggiunge ad un quadro clinico già particolarmente compromesso. Ad oggi abbiamo già raccolto qualche dato relativo ad una serie di centri in cui viene utilizzato il sistema e diciamo effettivamente i risultati si cominciano a vedere, nel senso che ci sono stati diversi casi di diversi, perché il sistema viene proprio utilizzato in ospedale in terapia intensiva, ci sono stati diversi casi in cui abbiamo effettivamente notato una correlazione tra lo sviluppo di una sovrainfezione del paziente e l'incremento della proteina, e quindi questo ci ha consentito di gestire meglio il paziente dal punto di vista clinico e anche di effettuare la corretta terapia antibiotica di questi pazienti. Quindi i primi risultati cominciano già ad esserci, ovviamente il dispositivo e la proteina sono ancora oggetto di studio per validare poi il sistema. Grazie. Professor Sobrero, vedo che ha un quesito, prego. Ah, ma molto rapidamente, perché dopo la domanda della dottoressa Moro e la risposta ottenuta mi sembra di capire che in questo bel progetto siamo ancora alle fasi molto molto iniziali, però così un'idea di massima sul costo, visto che si tratta di un disposable e si deve somministrare più volte nel corso di una giornata o anche di intervalli rapidi.
Allora, attualmente siamo proprio in fase preliminare, quindi stiamo valutando un po' quella che può essere l'eventuale costo e la commercializzazione del dispositivo. Questi sono dispositivi che comunque presentano all'interno anticorpi e devono essere conservati a una temperatura controllata. Per cui diciamo il costo sarà relativo a queste capsuline che sono monouso e che ci consentono di fare un'unica e diciamo nell'ordine di grandezza bene o male si aggireranno intorno comunque a cifre con uno zero. Questa è l'idea generale, purtroppo non abbiamo ancora diciamo le idee ben chiare definite. Passiamo al progetto del professor Zucchelli di Alma Mater Studiorum Bologna, Ciri Meccaniche Avanzate Materiali. Principal investigator di questo progetto è Davide Fabiani, che questa mattina non può essere presente, ma collaboriamo insieme a Maria Letizia Focaretti ed io a questo progetto per la realizzazione di tecnologie e materiali per le mascherine FFP3. Mascherine FFP3, FFP2, l'idea è quella di sostituire materiali convenzionali, l'idea è emersa attraverso uno scambio di informazioni con GWS di Zola Predosa, dal momento che nel picco dell'emergenza, anzi al picco, al nascere dell'emergenza, molti dei materiali per realizzare mascherine erano spariti dal mercato, avevano costi insostenibili. E da lì è nata l'esigenza e l'idea di sostituire questo materiale pregiato che viene evidenziato qua in figura, che è uno degli strati che forma la mascherina, qui avete la mascherina e qui gli strati, è quello di sostituirlo attraverso una tecnologia che può essere ottenuta dalla riconversione di altre tecnologie esistenti, ma con una specializzazione e un'innovazione tecnologica che vado a evidenziare. Useremo nanofibre. Le nanofibre hanno la caratteristica di essere piccole e poter combattere alla stessa scala di grandezza di quella che sono i batteri e i virus. Qui vedete il processo di elettrofilatura che deposita delle nanofibre sopra un tessuto e una volta depositate sono in grado di contrastare, grazie alla piccola dimensione dei pori e alla loro dimensione intrinseca, contrastare la penetrazione di virus e batteri, in particolare vedete adesso goccioline di aerosol, che non vengono fatte penetrare all'interno del materiale e proteggono, difendono il sistema. Qui avete un esempio della nostra innovazione, un primo elemento che riguarda lo scudo elettrostatico, ovvero vengono utilizzate nanofibre caricate elettrostaticamente per poter fare una captazione delle particelle non soltanto per via meccanica o diffusiva, ma attraverso l'attrazione elettrostatica, elemento fondamentale questo per poter ottenere un effetto di filtrazione ad elevata efficienza senza andare a compromettere la breathability, la respirabilità. Un secondo elemento di innovazione è l'uso di un polimero naturalmente antibatterico, di derivazione naturale, che non ha tossicità rispetto all'uomo, per poter ottenere una autosterilizzazione delle fibre, quindi del tessuto, quindi anche un uso prolungato e ripetuto genera una stabilità del sistema tale da non andare a compromettere lo stato di salute del paziente o dell'utilizzatore. La collaborazione con Marchesini Group è stata strategica perché siamo riusciti in meno di 3 mesi a progettare e a realizzare una macchina che non esisteva per produrre nanofibre che contengono una superiore carica elettrostatica. Questa è una tecnologia proprietaria che abbiamo sviluppato all'interno dell'università, che abbiamo condiviso con Marchesini. La flessibilità della gestione di più polimeri simultaneamente, avevamo bisogno di gestire almeno 2 polimeri, il supporto e l'antibatterico per poter ottenere l'effetto desiderato. E una rapida riconversione, cioè in meno di 12 ore, se questa macchina un'azienda l'ha comprata per fare applicazioni di materiali compositi, per fare applicazioni di tessuti, in meno di 12 ore può essere riconvertita per poter processare i materiali necessari per fare mascherine. Quindi è un, permettetemi il termine, è una macchina molto flessibile nella riconversione e quindi anche nella gestione industriale. Qui vedete un esempio della macchina in funzione, questi sono gli ugelli che sono uno degli elementi caratteristici della macchina perché sono stati progettati per poter indurre una elevata carica elettrostatica nelle nanofibre, maggiore rispetto a quello che fanno i competitors. E qui vedete, un filmato registrato in slow motion, quindi vedete questi effetti strani che serve a far vedere questi getti che sembrano fumo, non sono fumo ma sono le nanofibre che vengono generate attraverso un campo elettrostatico e sparate su un supporto. Qui vedete un filmato nel quale il professor Fabiani mostra come questo materiale ottenuto realizza un effetto elettrostatico elevatissimo
è una classica prova, cosiddetta prova del coriandolo, per vedere se una mascherina riesce a essere efficace, scusatemi, era passato troppo tempo, e appoggiata sopra i coriandoli di carta, vedete che il materiale è in grado di trattenerli con estrema facilità tutti quanti senza farli cadere. Perché è importante la carica elettrostatica? Perché permette di trattenere gli aerosol. In particolare nel caso del coronavirus, che ha una carica negativa esposta positiva sulle goccioline d'acqua, grazie alla tecnologia che abbiamo sviluppato riusciamo a ottenere fino a 4 volte cariche elettrostatiche superiori a quelle che si hanno nei materiali convenzionali e in quelli dei competitors. Competitors, l'unico competitor che al momento è uscito, che produce macchine di elettrospinning e produce anche maschere, si chiama Inovenso, turco, dichiarano delle efficienze ottenute con una grammatura, cioè una quantità di questo materiale messo sopra i substrati abbastanza elevata, noi riusciamo a ottenere lo stesso effetto con grammature molto inferiori. Quindi rispetto al mercato abbiamo materiali convenzionali, rispetto al mercato dei materiali convenzionali riusciamo a ottenere effetti di filtrazione superiori con minore utilizzo di materiale. Rispetto ai competitors abbiamo una protezione più efficace rispetto ai virus e batteri, perché abbiamo un'elevata carica elettrostatica, un'azione di aiuto, di autodisinfezione per l'uso del polimero antibatterico e una migliore respirabilità. L'impatto sul territorio è con GVS per i nuovi materiali e Marchesini Group per il trasferimento tecnologico. Il progetto ha un mese di ritardo, purtroppo abbiamo avuto casi Covid che hanno ritardato a causa della quarantena la implementazione, anche se oggi la macchina è a disposizione e comincerà a produrre dalla prossima settimana. Realizzeremo 100 metri lineari, test di compatibilità che verranno effettuati da GVS e test preliminari per la certificazione che verranno realizzati da GVS. Noi siamo un gruppo multidisciplinare che esiste dal 2006, abbiamo competenze di chimica, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica e meccatronica e grazie a questo riusciamo a ottenere e interagire sia dal punto di vista chimico con GVS sia con Marchesini Group per la realizzazione del progetto e della macchina e la sua implementazione sul mercato. Grazie. Grazie a lei. Professor Sobrero, dottoressa Moro. Sì, prego. Grazie Andrea, complimenti a te e ai colleghi e alla collega per il grande lavoro che avete fatto. Una cosa al volo, l'hai menzionato rapidamente, al di là delle applicazioni adesso che vengono naturali in questo periodo di emergenza, altri ambiti possibili di utilizzo che avete immaginato? Materiali compositi, tessuti tecnici vuol dire per la traspirazione, tessuti tecnici per la resistenza allo scambio termico, quindi poco materiale per ottenere un effetto di coibentazione, quindi un tessuto tecnico da indossare, una tuta, con questi materiali ha bisogno di molto meno materiale per ottenere un effetto di protezione dal freddo e protezione dal calore, quindi tessuti tecnici, filtrazione, aria, acqua. Aziende che potranno comprare queste macchine riusciranno comunque a mettersi a disposizione della società, cioè dell'emergenza, come avevo sottolineato, in pochissimo tempo, cioè meno di 12 ore la riconversione. Grazie. Prego. Sì, una domanda al volo velocissima, perché mi sembra che ha tutte le caratteristiche per essere effettivamente uno strumento utilissimo. Faccio io la domanda che faceva il professor Sobrello prima, da un punto di costi rispetto alle mascherine tradizionali, come vi collocate, come vi collocherete? Siamo sull'assetto dei costi attuali, cioè il concetto è quello di avere un'indipendenza tecnologica, ma soprattutto grazie alle tecnologie che abbiamo introdotto abbiamo bisogno di meno materiale per ottenere gli stessi effetti o qualcosa di più grazie all'antibatterico.